Leggiamo e soprattutto facciamo leggere ai nostri ospiti per commentarle le dichiarazioni di Vandanara su Icardi. Esattamente, grazie al coordinamento dell'immarcescibile Balducci avremo modo di entrare nel dettaglio di quelle che sono state le dichiarazioni di Vandanara. Eccole qui in merito al futuro del suo assistito unico ed illustre, ovvero Mauro Icardi, il capitano dell'Inter. Ci sono molti club importanti interessati a Mauro e siamo molto lontani dall'arrivare ad un accordo. Le cifre di cui si parla non sono vere, ancora non ci è arrivata una proposta soddisfacente da parte dell'Inter. Non neghiamo che si possa arrivare a un accordo, però ad oggi siamo molto lontani, non ha senso rinnovare per lo stesso ingaggio che percepisce ora Mauro. Questa è diciamo un po' il sunto delle volontà di Vandanara come rappresentante di Mauro Icardi. Va aggiunto che chiaramente è in discussione non solo l'ingaggio del giocatore, non solo il prolungamento del suo legame con l'Inter, ma anche la clausola rescissoria che al momento lo lega al club nerazzurro, ricordiamolo, 110 milioni di euro, ha una validità di 15 giorni dal 1 al 15 di luglio ogni estate e ovviamente è valida soltanto per i club esteri. Tu la chiami Wanda? Sì, io la chiamo Wanda. Tu la chiami Wanda? Sì. Noi Wanda. Quindi da questa parte Wanda, dalla tua parte Wanda. Wanda, esatto. Va bene, però è la stessa persona. Muta la lettera, però poco cambia. Poco cambia anche perché la sostanza delle parole è ovvio che sono state fatte queste dichiarazioni ad hoc, no? Mi sembra abbastanza chiaro. Per spronare l'Inter. Per iniziare una negoziazione con l'Inter. Dai. E ottenere di più, ovviamente. È così, no? Mi sembra normale. È normale. Del resto Icardi ha dimostrato sul campo di valere. E quindi Wanda o Wanda, chiamiamola Wanda perché siamo da quest'altra parte. Giustamente ci sta provando. Ci sta provando, siete d'accordo? In fase di calciomercato funziona così, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi, no? Beh, sicuramente il gioco delle parti, in questo caso il gioco della parte di Icardi. Certo. Secondo me però sono dichiarazioni un po' pesanti, anche un po' antipatiche. Giusto. Per il peso specifico che ha Icardi nel mondo nerazzurro. Non solo per la fascia di capitano, ma è ormai riconosciuto come leader in campo, certo. Leader dei tifosi. Posso capire, come hai detto giustamente tu, che in fase di mercato uno cerchi di tirare più acqua al suo mulino possibile, però per l'importanza di Icardi nel mondo nerazzurro, secondo me sono dichiarazioni un po' antipatiche. Cattivo gusto, Dario Ricci? Vi chiedo, vi ricordate nei 7 anni di Marotta alla Juventus un agente che ha usato frasi di questo tipo nella negoziazione di un rinnovo con la Juventus? No, io penso che Wanda o Wanda farebbe bene di mettere a fuoco che l'Inter sta cambiando ed è cambiato. E che c'è Marotta peraltro. C'è Marotta, anche esatto. La cifra in realtà si è confermata. Effettivamente spropositata per questo ritardo, no? Si parla di 100.000 euro per un ritardo. È un segnale importante. Però esatto. Un ritardo, sai, uno ha avvisato, ha telefonato, però dal capitano vuol dire volo cancellato. Vuol dire che la società si aspettava che il capitano rientrasse un giorno prima. Chiellini e altri 7 della Juventus un giorno prima della fine delle vacanze erano in campo e nessuno gli aveva detto. Mandzukic è tornato dal mondiale in perfetta forma perché questo è pazzesco, però quella, è vero. Quella mentalità, e Marotta credo voglia far capire queste cose. Io credo che Wanda farebbe bene a mettere a fuoco questa situazione perché le cose stanno cambiando. Sì, quindi Wanda, l'aria è un po' cambiata secondo me. L'aria è cambiata, tra l'altro hai fatto giustissimo a sottolineare i ribaltoni in a casa Ferrari, la stessa grande famiglia, no? Vi arriva bene, il team principale è diventato Binotto che poi ha scalato posizioni perché era il direttore tecnico, si parla addirittura, no, di un ingresso di arriva bene all'interno poi del mondo e della famiglia Juventus. Andrea Soncin, volevi aggiungere qualcosa sulla multa che poi l'Inter farà? No, stavo proprio dicendo che ha detto giustamente tutto, ma stavo proprio dicendo che è un segnale forte che dà la società. Un segnale di cambiamento, probabilmente erano abituati in maniera differente prima nel mondo nerazzurro. La Juve, che tanto ha insegnato, non solo dal punto di vista tecnico di campo, ma soprattutto dal punto di vista societario, nell'organizzazione, nel rispetto delle regole, certo. Che poi sono quelle che creano mentalità. Tutto questo è opera probabilmente di Marotta. Ciao. E Marotta sta cercando di portare questo modello anche a Milano. Il punto è che qua c'è la clausola di 110 milioni. Quella quindi cui faceva riferimento, quello, certo. Su quello Wanda può fare affidamento, perché avendo questa clausola, sapendo che magari un Real Madrid, tanto per dirne una, che è in ottica di ristrutturazione, perché ovviamente l'anno prossimo cambierà, visti i risultati di quest'anno, potrebbe intervenire, e con 110 milioni, che non è una cifra così spropositata per il Real Madrid, potrebbe intervenire. Quindi... Però... Ma infatti lei dice, innanzitutto ha rilasciato questa intervista ad AS, quindi lo sappiamo, quotidiano spagnolo di Madrid.
vicinissimo al Real Madrid. Secondo me questa intervista non è stata rilasciata da Vandanara a caso, no? Ha scelto Asse come uno dei principali organi, no? Accanto al Real Madrid insieme a Marca. Poi torneremo su Marca, perché da Marca ieri ribadivano quanto Alfredo Bedulla ci sta ricordando e ci sta raccontando da venerdì, ovvero il pressing fortissimo del Chelsea sul Pipita, su Gonzalo Higuain, e poi ci torneremo. Però lei ha rilasciato questa intervista ad Asse parlando di grandi club interessati ad Icardi. È ovvio che un club è il Real Madrid. Sicuramente. Normale, no? Non per tornare sempre sulla Juventus, ma Marotta a suo tempo ci ha dimostrato con il caso Pogba, il caso Tevez e altri casi che davanti a offerte importanti il giocatore parte. Esatto. Tanto, anche perché per rimettere al centro la società, per paradosso, un dirigente come Marotta sa fare sia i passi in avanti che anche quelli indietro. Cioè, la mentalità la costruisci anche facendo capire che non c'è nessun giocatore più importante della maglia. Vero. Il che vuol dire che puoi anche accettare, tra virgolette, una stagione in deficit sportivo, che pure all'Inter in questi anni ai loro non sono mancati, ma per riportare al centro il marchio. Ricordatevi sempre quello che accadde in Ferrari, scusate, oggi mi vengono queste analogie, Oggi parliamo solo di... D'altra parte siamo stati precettori dai motori, caro Dario Ricci. Tu ti sei fissato dalle 20.30 alle 21 guardando Sport Italia, anche lì per i motori. Ho scaldato i motori. Hai scaldato i motori Formula 1, però, Ferrari. L'anno dell'infortunio di Schumacher con Irvine che andò a un passo dal mondiale. Ebbene, si dice a distanza di anni che la Ferrari in qualche modo sacrificò quel mondiale per poi costruire l'epopea di Schumacher. Ecco, io credo che un Inter vincolata e stritolata dalla coppia Icardi-Wanda-Nara sarebbe comunque sul lungo periodo un Inter più debole. No, tra l'altro a me sta venendo in mente un'altra cosa, cioè è giustissimo quello che dici della politica della Juventus, no? I giocatori vanno via, la Juventus che ha la priorità, la squadra, la società rimane. Questo discorso però secondo me forse non si può fare per l'Inter, perché un conto è vincere tutto quello che ha vinto la Juventus, un conto è in questo momento l'Inter che non ha vinto e che non ha quella bacheca lì, privarsi del suo leader, del suo capitano, del... E con chi lo sostituisci? Quello. Questa è la domanda, cioè, perché con 110 milioni puoi andare a prendere un sostituto, esatto, alla Icardi, Alberto, non è facile, a meno che... Tu fai Football Manager, lo sai. Con Football Manager si riesce con 110 milioni a trovare l'occasione giusta, sì. però magari, poi dopo... Però nemmeno puoi essere sotto, tra virgolette, ricatto, cioè, perché poi potresti avere lo stesso problema con Skriniar. Non puoi mettere un business... Certo. Poi parliamo di Skriniar, bravissimo Andrea, parliamo di dedicazioni di Skriniar. Anche perché che segno dai appunto alla rosa, che fai? Soprattutto ai tifosi. Che i tifosi della Juve sono abituati bene, i tifosi dell'Inter negli ultimi anni non sono stati abituati bene, no? Ti privi del tuo capitano, dell'unico giocatore, sì, che capitano ti fa la differenza comunque in questo momento. Beh, perché se non segna Icardi, che segna? Però non è detto che sia il leader, è il capitano. Che sia il leader ancora... Proviamo a dire leader tecnico e non leader morale? Sono d'accordo, ma su quell'asse Madrid-Milano nerazzurra c'entrasse pure Modric, ecco lì che... La situazione potrebbe anche essere diversa. Un Icardi che va, dici un Modric che entra. C'è un pallone d'oro che arriva, certo. Un Modric che dà l'idea, gli dai una fascia, diventa un simbolo, ma dai anche l'idea che qua non si scherza. Non è male. Ci può stare, Alberto, ovviamente. Ci può stare. Più conguaglio, perché l'età di Modric, e poi bisogna vederlo, Modric ha fatto un mondiale strepitoso, sicuramente ha balzato gli occhi di tutti. Certo. Io farei attenzione a pensare che possa diventare o no il Pirlo dell'Inter, potrebbe esserlo. Ma comunque ti manca un attaccante, perché i ruoli certo, sono diversi. Lautaro non può essere lui il sostituto diretto di Icardi. Certo. Si parla di Piontek, potrebbe essere un'altra alternativa, però di nuovo è uno che ha segnato per mezza stagione nel Genoa. E Genoa ne ha sfornati tanti che poi sono usciti dal Genoa ma non hanno fatto così bene come avevano fatto a Genoa. Riparto da te e poi vado dalle ragazze. Eh sì, perché vai. Dobbiamo parlare per forza di Skriniar, visto sì, che comunque è stato affrontato l'argomento nel corso della prima Giusto. Parte di trasmissione. E Skriniar è molto attivo sui social network, soprattutto su Instagram con le storie. Lui visualizza le storie, anche le notizie. Anche le nostre, tra l'altro. Anche risulta. Le nostre, certo, sì. È molto molto attivo anche per questo sì. motivo. E poi decide quali commentare. In questo caso ha deciso di commentare una notizia che arrivava dalla Slovacchia. Lo ha fatto con la sua lingua madre,
madre, della quale non capiamo praticamente niente, però ci siamo fatti aiutare sostanzialmente dalle traduzioni che ci sono venute in soccorso. Praticamente ha smentito queste notizie che arrivano dalla Slovacchia e raccontano di un mancato accordo con l'Inter per il suo rinnovo di contratto. Lo ha fatto in maniera piuttosto eloquente anche attraverso delle emoticon che mi sembrano abbastanza chiare. Insomma, questo senso, praticamente il titolo di questo quotidiano racconta che Skriniar vorrebbe abbandonare l'Inter qualora non gli dovessero offrire un rinnovo contrattuale maggiorato di 2 milioni rispetto alla cifra che percepisce attualmente. Lui dice che sono tutte falsità, tutte bugie, non ha intenzione di fare delle richieste spropositate all'Inter, così come non ha intenzione di lasciare il club nerazzurro. Di conseguenza ha in qualche modo gettato fango sull'informazione del suo paese, senza entrare nel merito e nel dettaglio. Ha detto sicuramente ci saranno delle eccezioni, però al momento queste notizie non sono assolutamente vere. Molto molto attivo Skriniar sui social network. No, soprattutto con dichiarazioni anche piccanti, perché al di là delle emoticon anche le parole usate non le ha mandate a dire sicuramente ai giornalisti slovacchi. Skriniar, finalmente una buona notizia per i tifosi dell'Inter, cioè un giocatore che si espone, un giocatore che ti fa capire sono tutte stupidaggini, cosa state scrivendo, io voglio rimanere all'Inter. Comportamento totalmente diverso da quello di Icardi. Esatto, è qui che volevo arrivare. Magari vuole ambire a diventare lui il punto di riferimento all'interno dello spogliatoio dell'Inter, e ci può stare. Ci può stare, Alberto. Beh, Dario, anche perché in un reparto in cui arriverà anche Godin, direi che si mettono i mattoni per una bella spina dorsale per questa squadra. Come la vedi, Godin, De Vrij e Skriniar? Cambio difesa 3, perché Godin in panchina... Ah, credo che, allora, sicuramente Godin, che è giocatore intelligente e consapevole, ricordiamo che al braccio di solito ha la fascia di capitano dell'Atletico Madrid e dell'Uruguay, quindi insomma, e ci siamo capiti, sa bene con quali ambizioni ma anche con quale ruolo arriva all'Inter, no? È un giocatore che sa che non giocherà 40 partite ma che magari giocherà le 20 più importanti. Questa duttilità, secondo me, gli permetterà di inserirsi con questi altri due compagni molto forti, completando il reparto. Quindi non vedo tutti e tre possono alternarsi nel ruolo di due centrali, si può fare anche la difesa a tre, perché sono giocatori intelligenti, di grandi capacità tecniche, e Godin, tra l'altro, è inseguito a lungo anche dalla Juventus, no? Non a caso, se non sbaglio, è uno che porta la sua garra, la sua esperienza, è uno che ha vinto o quasi vinto tutto, insomma. Quindi... perfetto. Tra l'altro, la coppia di quell'Atletico Madrid, no, Andrea Soncini, la ricorderai, Miranda Godin, che ha fatto grande l'Atletico del Cholo Simeone. Qui però Miranda evidentemente è in uscita, ci sono altri due grandi difensori come De Vrij e Skriniar. Sì, beh, assolutamente, dal punto di vista tecnico l'eventuale riconferma di Skriniar è un acquisto di lusso per l'Inter, perché secondo me Skriniar assieme a Koulibaly è uno dei due centrali più forti del campionato italiano. L'arrivo di Godin dipenderà poi anche dal tecnico che ci sarà. Se sarà Spalletti. Io lo insinuo anch'io. Se dovesse essere ancora Spalletti, Spalletti predilige la difesa 4. Sì, a Roma ha giocato con la difesa 3 e mezzo, la definiva così. Sì, sì. Però diciamo che la sua idea principale è quella della difesa 4. A tre, Godin, Skriniar e De Vrij, sinceramente non li vedo. Godin ha sempre giocato a 4, no? Sì, abituato a giocare a 4. Non li vedo proprio il terzetto perfetto, però ovvio che giocatori di questo livello possono sopperire con l'esperienza. Tutto. Sì. Il vostro momento è la domanda che i tifosi dell'Inter, al di là di quella legata a Mauro Icardi, che certamente avremo modo di soddisfare nel corso della serata, è quella legata a Skriniar. Skriniar rinnova le sue storie su Instagram quest'oggi con la sua attività social. Sì, deve rinnovare per forza. Ossia, perché a forza di parlare di Icardi, Skriniar deve rinnovare, perché se per la signora Wanda 7 milioni lei non ha fatto cifre, e non vedo tutti questi grandi problemi, perché se bisogna aumentare aumenteranno, sono pochi, ripeto, non ha fatto cifre, Skriniar è arrivato ad altezza di difensori che dovrebbero guadagnare un po' di più, quindi non credo che l'Inter si farà sfuggire, anche perché abbiamo parlato di un'ipotetica difesa 3 per l'anno prossimo, in cui secondo me la presenza di Skriniar diventerebbe fondamentale, quindi è fondamentale a maggior ragione rinnovare il contratto. Di non accontentare Icardi. Un altro po' ha fatti i nomi, perché se andiamo a leggere due club spagnoli, chi possono essere? Real e Barcellona.
un club inglese, chi può essere? Il Chelsea, un altro francese, il PSG, è normale, questo è semplice, che Real abbia pensato e possa pensare ai Cardi, non ci sono dubbi, è un modo per battere cassa. Io sinceramente faccio fatica, ne ho parlato al volo durante il momento social, a condividere questo modo di battere cassa, cioè pubblicando un post o facendo un tweet o scrivendo quattro righe su qualsiasi social, però lei vuol fare il suo lavoro in questo modo, penso che Inter e Cardi si incontreranno, non saranno sei, chiederanno 10, gliene daranno 8, non penso che l'Inter possa entrare nell'ordine di idee di perdere i Cardi. Patrick Bastianelli, è un gioco al rialzo, un gioco al massacro, un gioco che probabilmente lo sta giocando qualcuno che non ha forse neanche la patente per guidare la macchina? Io credo che purtroppo faccia un po' parte del gioco adesso, ormai il calcio è diventato un mondo dello spettacolo, è sicuramente un modo che io non condivido perché anch'io faccio il procuratore come Vandanara, anche se penso di farlo in maniera diversa rispetto a lei, quindi sicuramente non agirei con un grande club come l'Inter dal punto di vista mediatico, perché secondo me queste cose vanno risolte tra il club e il procuratore direttamente, senza dover andare a strumentalizzare la situazione a livello di social, a livello mediatico. Quello che ti posso dire è che condivido perfettamente con Alfredo, credo che comunque l'Inter aumenterà l'offerta che ha fatto a Icardi, perché è un giocatore in questo momento imprescindibile, anche se credo che poi in futuro Icardi verrà ceduto dall'Inter. Non penso onestamente nella prossima finestra di mercato, per cui penso che il giocatore sicuramente andrà a rinnovare magari intorno ai 7-8 milioni di euro netti, però poi in futuro secondo me verrà ceduto. Bazzani, abbiamo un problema sui due attaccanti di Milano, perché il Milan rischia di perdere subito Higuain e Icardi comunque sappiamo alla fine rinnoverà, però continua a scuotere un po' il mercato nerazzurro tramite il procuratore moglie. Sì, beh, sicuramente sono due situazioni delicate, credo più quella di Higuain, questa mi sembra una strategia per ottenere un rinnovo che anch'io penso che arriverà, perché l'Inter non può permettersi di perdere Icardi, però sono non d'accordo di più con Patrick e Alfredo, che oggettivamente è vero, siamo nel mondo dei social, tutto si evolve, poi io non sono neanche un estimatore, ma questa è una cosa mia personale, perché preferisco ancora parlare più nelle palle degli occhi che davanti a una tastiera, che ha dato tanta personalità e carattere a chi prima faceva più fatica a parlare in faccia, però a tutto c'è un limite, oggettivamente comunicare con una società come l'Inter, addirittura con la Rio Marotta, tramite tweet, tramite social, mi sembra veramente... Il vero problema non è Vanda, il problema è Icardi, che continua a non bloccare il procuratore moglie, e a un certo punto deve anche dire, scusa un attimo, facciamo come dico io, perché così diventa una barzelletta del mercato Icardi. E stiamo parlando di un grande calciatore, un grandissimo professionista, e poi arriviamo, dottor Gandini, ad una situazione che rischia di diventare davvero paradossale. Nella sua lunghissima carriera, 23 anni nel Milan e 2 alla Roma, è mai capitata una roba del genere? Beh, i tempi erano differenti, quindi concordo con quello che diceva Bazzani sul fatto dei social, eccetera. È abbastanza chiaro, mi sembra che Marotta lo abbia già definito sia lui che Ausilio, peraltro in una circostanza molto recente, qualche settimana fa a Milano, che certe cose si parlano nella sede dell'Inter ovviamente e non altro. Peraltro Icardi non mi sembra sia in scadenza, mi sembra che il suo contratto sia più che lauto e più che lungo, e quindi volendo giocare diciamo a braccio di ferro, penso che tutto sommato anche l'Inter abbia le sue carte da giocare. Il problema grosso è che comunque tutto questo, come ha detto giustamente lei direttore, è che il giocatore, che è il principale protagonista, permette che sulla sua pelle, sulla sua carriera vengano fatte questi tipi di speculazioni, e noi non sappiamo, non essendo ovviamente parte della famiglia Icardi Vandanara, quali siano effettivamente gli equilibri.